lo usiamo tutti i giorni e lo diamo per scontato. Ma questo coso qua, ovvero il mouse, ha una storia pazzesca che vi racconterò oggi. Anche se non ha bisogno di presentazioni, il mouse è un dispositivo di input che individua il movimento su una superficie bidimensionale per spostare un oggetto qua sullo schermo che noi chiamiamo cursore o anche puntatore. Il mouse è stato inventato nel 1964, tuttavia il concetto di puntatore esisteva già da prima. Una cosa che assomigliava a quello che possiamo definire oggigiorno una trackball era stata inventata alla fine della Seconda Guerra Mondiale per un sistema radar di controllo di spostamento dei cannoni o roba di questo tipo. Un certo Ralph Benjamin lavorava a un progetto presso la Royal Navy usando computer analogici, che magari sui computer analogici ci farò un video. Questo sistema necessitava di un punto di partenza per calcolare la traiettoria di un velivolo nemico. Si utilizzava una sorta di joystick, ma lui pensò che magari qualcosa di meglio si poteva fare e si inventò la Rollerball, che era una sferetta di metallo che mandava i dati a questo computer. Questo dispositivo venne brevettato nel 1947, ma essendo un segreto militare non se ne seppe molto. Nel 1963 Douglas Engelbart dello Stanford Research Institute si occupava di quello che viene definito interazione uomo-macchina, che tra l'altro è una specialità in informatica che esiste tuttora, e voleva sviluppare un sistema sia hardware che software che consentisse di migliorare l'interazione tra noi, ovvero l'utente, e un computer. Inventò questo coso. Questo è l'antenato del mouse. Gli venne in mente una cosa che inizialmente, ora capirete tra un po' perché sto ridendo, inizialmente lui chiamò bug. Ridevo perché già bug in informatica viene utilizzato per altro. Che era costituito da due ruote ortogonali. I punti a vantaggio di questo bug era che, secondo lui ovviamente, veniva più facile da utilizzare e anche più naturale. A differenza di, che ne so, di una stylo che utilizziamo, cioè, come quelle che utilizziamo oggi per i tablet, per intenderci, non cascava. Cioè, il mouse, cioè, lo metto qua, oh, non lo vedete? Lo metto qua, non casca, non va da nessuna parte, resta là. Un certo Bill English si unì a questo progetto di Engelbart a costruire il primo prototipo e lo chiamarono mouse, topo, perché la forma del cavo ricordava ovviamente un topo, semplice. Questo mouse fu presentato a una conferenza chiamata The Mother of All Demos nel 68 e da lì fu storia. Due mesi dopo dalla presentazione di questo mouse alla conferenza venne inventato il primo dispositivo molto simile a un mouse, ma aveva all'interno, anziché di queste ruote ortogonali, una pallina. Era stato sviluppato dalla Telefunken e si chiamava, vediamo se qua ci riesco, Rollkugelsteuerung. Spero di esserci riuscito. Bellissimo! Il mouse venne inventato. E che cosa ce ne facciamo? Siamo alla fine degli anni 60. Non c'erano le GUI, perlomeno non c'erano come le intendiamo oggi. Dobbiamo aspettare fino agli anni 70, quindi qualche anno è passato, quando vennero introdotti i primi personal computer progettati per funzionare con il nostro amico Topo. Uno dei primi personal computer fu sviluppato dalla Xerox, chiamato Xerox Alto, che fu messo in vendita nel 1973. A un team presso l'Istituto Federale di Tecnologia di Zurigo piacque questa idea del mouse, quindi ne costruirono uno anche loro per il proprio computer, che chiamarono Lilith, che venne venduto tra il 1978 e il 1980. Xerox capì che stava puntando sul cavallo giusto, e quindi produssero lo Xerox 8010, che presentava una marea di cose: mouse, re di Ethernet, posta elettronica, che più ne ha più ne metta. Certo,
tutte cose scontate oggigiorno, ma all'epoca erano innovative. Tra l'altro, sulla storia di internet ci ho fatto una serie di video. Questi qua, qui c'è la playlist, beccatevela quando avete finito con questo video. Da quel momento in poi, tutti stavano letteralmente impazzendo per il mouse. Anche la Sun sviluppò un computer chiamato Sun 1, con in canna un bel sistema operativo Unix, e anche su questo ci ho fatto un video, questo qua andatelo a ribeccare, che era compatibile con l'uso di un mouse. Ma non è stato fino al 1983 che il mouse ha iniziato a diventare quello che è oggi. Il nostro topolino preferito, non questo, ma questo qua, mettiamolo dritto. Cosa è successo nel 1983? Perché tutto svoltò? Ebbè, lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e oggi vi porterò alla scoperta della storia mozzafiatante del mouse. Ma come al solito, prima di proseguire, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, cliccare, lasciare un like e tutto quello che serve, tipo lasciare un commento, se volete lasciare un commento, e se volete supportare il mio lavoro, potete anche offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi. Il link lo troverete qui sotto in descrizione per aiutarmi a creare nuovi contenuti interessanti. Quindi grazie mille a tutti coloro che l'hanno fatto e quindi proseguiamo con la storia del mouse. Dunque, nel 1983 venne rilasciato Apple Lisa, il primo personal computer con interfaccia grafica di successo. Eh sì, aveva il mouse. Ma come faceva Steve Jobs a sapere prima di tutto dell'esistenza del mouse? E poi come fece a costruirne uno? Certo, oggi lo diamo per scontato, ma all'epoca non lo era. Dunque, quello che accade fu il seguente. In cambio di un accordo commerciale, la Xerox consentì a Steve Jobs di fare un giro presso le sue sedi. E Steve Jobs viste questo coso. Beh, non esattamente questo. Non ho trovato una foto aggiornata del modello del mouse che c'era nel 1979, perché già all'epoca il mouse si era aggiornato, si era evoluto, aveva tre tasti, però non si muoveva bene perché bisognava utilizzarlo su superfici specifiche. Steve Jobs allora contattò Dean Hovey, cofondatore di IDEO, un'azienda di design industriale, e gli disse che voleva uno di questi cosi che costasse meno e che si potesse muovere dappertutto, anche sui jeans. Eh sì, una cosa importante da tenere in mente è che all'epoca produrre un mouse costava sui $300, ovviamente $300 di allora. Uno sbotto di soldi. E dopo un po' di ricerca e sviluppo, anche andando a vedere come erano sviluppati progetti simili, se ne uscirono con questo. L'approccio era piuttosto semplice: fare un mouse con una pallina all'interno, simile a quello sviluppato dalla Telefunken. E questo mouse sviluppato da IDEO per Apple veniva fornito col computer Apple Lisa. Sì, perché all'epoca anche Microsoft lavorava al mouse e ne sviluppò uno che vendeva per soli $200. Ma Steve Jobs disse no, noi lo diamo col computer. Ovviamente poi seguirono altre aziende con introdurre il mouse nei loro sistemi di computer. Una tra le più importanti decisamente in quegli anni fu l'Amiga, che tra l'altro su Amiga OS ci ho fatto questo video, quindi quando terminate questo vi beccate anche quest'altro, perché è molto interessante. Ed è a questo punto della storia che possiamo dire che il mouse diventò una vera e propria icona nel mondo dell'informatica, specialmente nel mondo dei personal computer a quei tempi. Programmi, giochi e ovviamente sistemi operativi iniziarono a farne largo uso in pochissimo tempo. Ovviamente, come tutte le invenzioni tecnologiche, c'era gente che remava contro. Credeteci o no, ce n'è ancora oggi. E infatti dico a tutti loro di provare a editare un video o a fare un fotomontaggio su Photoshop senza mouse, da riga di comando. Poi vediamo, poi me lo raccontate come fate. La storia del mouse sarebbe incompleta se non parlasse di altre due piccole rivoluzioni. Una di design e un'altra ingegneristica, se così possiamo dire. Ora, chi ha usato i computer nei primi anni 90
sa benissimo che il mouse con la pallina, sebbene avesse il suo fascino, aveva i suoi problemi. Intanto pesava assai, perché la pallina era bella pesante, ma quello secondo me era il minimo dei problemi. La pallina tendeva ad accumulare polvere, i peli, insomma tutto lo schifo che abbiamo sulle nostre scrivanie, e quindi ogni tanto andava aperto perché c'era un cosino che te lo faceva aprire per pulirlo. Tuttavia è importante vedere come funzionava il mouse con la pallina. La pallina, quando si muoveva, spostava due dischi ortogonali molto simili a quelli di Engelbald. Questi dischi avevano dei fori. Questi fori venivano letti da dei sensori ottici. Ci stava un LED a infrarossi che emetteva luce, quindi non visibili, e quando il mouse si spostava, quindi la rotellina ruotava e faceva ruotare questi dischi, essendo che c'erano dei fori, in questi fori, con foro sì, foro no, faceva triggerare il sensore ottico e quindi potevano codificare il movimento fatto dal mouse. A un certo punto qualcuno disse: ma perché non usiamo un sensore ottico direttamente, togliendo di mezzo la rotellina? E questo è quello che fecero. A dire il vero, i mouse ottici esistevano già sin dagli anni 80, ma erano ancora sperimentali e non funzionavano neanche tanto bene. Inoltre, anche se non ho trovato una fonte che confermasse quello che sto dicendo, quindi prendetelo con le pinze, ma mettendo insieme tutti i pezzi di questa storia, secondo me questi qua dovevano costare un casino, visto che quelli là costavano, tipo quelli con la pallina, i prototipi con la pallina, costavano tipo $300. La tecnologia infatti alla fine degli anni 90 si era evoluta e quindi iniziarono a essere prodotti per le masse mouse ottici. Quindi addio pallina, raccatta polvere. Un altro importante cambiamento che è stato fatto, diciamo, al mouse è stata l'introduzione, lo sapete? Certo che lo sapete, della scroll wheel. La rotellina è comparsa più o meno in concomitanza con i mouse ottici. Oggi, secondo me, non esiste mouse senza rotellina, che ci aiuta a fare quello che il nome dice, o meglio, il nome in inglese dice scroll wheel, scrollare su e giù. Per concludere questo video, facciamo un grosso abbraccio a Engelbald, che ha donato all'umanità il mouse, ma che non prese un centesimo dalla sua invenzione. Infatti, i diritti erano della Stanford Research Institute, che detenne, e penso tuttora detiene, non lo so come funzionano queste cose legali, il brevetto. Dunque, grazie mille per aver trascorso il vostro tempo qui con me anche oggi, e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!